può giungere da normative che tutelino la provenienza geografica dei prodotti. Un efficace contrasto alle danzanti e a ogni forma di falsificazione che associa l'alta nazione il perseguimento della ricerca, dello sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, nei sopracitati campi dell'elettronica e dell'automazione, della qualità e dell'affidabilità, contribuirebbe a questo fine. Un esempio fra tutti è la normativa europea che mette al bando le automobili con motori a combustione interna, anche se la sua attuazione è stata sospesa. Questa normativa di fatto genera una fortissima dipendenza europea e quindi italiana dai paesi produttori di materie prime per la costruzione di batterie e motori elettrici. Ancora una volta si rende per contro necessaria la tutela della produzione made in Italy. A partire dal 1 gennaio 2035 i grandi costruttori di automobili non avrebbero potuto più vendere veicoli che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico. Potevano essere prodotte immatricolate solo le automobili elettriche. La Commissione europea riconosce il motore inquinante di benzina e diesel di origine fossile, ma non quella del motore a combustione in sé. Ciò lascia la porta aperta alla produzione e immatricolazione di auto a combustione interna, purché alimentate da idrogeno verde o carburanti sintetici climaticamente neutri, che assicurano le emissioni di CO2 allo scarico pari a zero. L'Unione prosegue dunque il suo cammino verso l'obiettivo dichiarato della neutralità climatica, con misure che puntano a ridurre le emissioni e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Tuttavia, sono previste alcune tappe intermedie nel 25, 26 e 30. Sono queste considerazioni che meritano attenzione, perché i diversi esiti delle verifiche intermedie del 2025, 2026 e 2030 potranno avere impatti positivi o devastanti sulla filiera componentistica. L'auspicata neutralità climatica può essere conseguita quindi, come detto, anche con motori a combustione interna alimentati a idrogeno verde o a combustibili sintetici. Ha senso affrontare questo argomento in questa sede perché il nostro territorio ed alcune aziende del nostro ecosistema sono già oggi dotate di notevoli competenze in questi settori. Il Polo CLEM, l'altro polo di innovazione della Regione Piemonte con cui collaboriamo, è focalizzato sulle tecnologie green per la nascita dell'Hydrogen Valley, peraltro riconvertendo aree industriali dismesse e generando un circolo virtuoso ambientale e produttivo. L'obiettivo da perseguire è certamente quindi la neutralità climatica, non disgiunta però dalla neutralità tecnologica. La filiera della componentistica automotive potrebbe molto agevolmente seguire queste tecnologie e adeguarsi con modesti investimenti, già previsti in altre misure, a sostegno della filiera, laddove i carmaker dovessero perseguirle. Non si può non tacere dell'impatto sociale di questi profondi cambiamenti. Avete sulla chart un'idea della dimensione della filiera. Fabbricare auto elettriche richiede investimenti ingenti e risorse umane forse minori rispetto alla produzione di auto tradizionale. Un mix di fattori potenzialmente esplosivo che va quindi controllato e mitigato da misure capaci di sostenere nuovi profili di competenze e professionalità. Passo al secondo punto. La tradizione Devo, le è questa. chiedo scusa, devo invitarla a concludere ancora sostanzialmente un minuto, grazie. Distrutto di corsa ai componenti elettronici semiconduttori, quali microcircuito e MEMS, i microcomponenti elettromeccanici. Lo sviluppo costante delle piccole e medie aziende di settore industriale ha raggiunto posizioni di leadership e riconoscimento in tutti i settori produttivi, compreso il comparto manifatturiero. Per questo, a buon diritto, anche i macchinari e gli apparecchi tecnologici capaci di coniugare digitalizzazione, elettronica e MEMS meritano di essere inclusi fra i comparti da valorizzare. I settori dei componenti elettronici miniaturizzati, più in generale, è fortemente attivo nel territorio piemontese e in Italia. Un'azione per la sua valorizzazione sarebbe di grandissimo aiuto per irrobustire e consolidare la posizione dell'Italia su questi temi, specialmente quello per le attrezzature per la prova e il collaudo dei componenti elettronici, dove già oggi esistono realtà di eccellenza e rilevanza globale, La note invito a anche per stacco. concludere. Non so se mi sta sentendo, ma devo invitarla a fare la conclusione. La ringrazio. La invito a concludere perché ha terminato il tempo a disposizione, quindi le do ancora ovviamente un mezzo minuto per fare la conclusione. Grazie. E dico, in conclusione, ripeto praticamente i punti che già ho indicato, quindi il ricepimento del regolamento di attuazione del CHIPS Act
di misure a favore delle piccole e medie aziende, perché è importante includere in questo CHIPS Act tecnologie basate su geometrie non spinte e non solo i chip di nuova generazione. Una vasta gamma di componenti di reggi medio-basso attualmente in produzione è infatti utilizzata in settori cruciali come l'automotive e l'automazione industriale. Queste criticità hanno colpito severamente maggiormente le piccole e medie aziende italiane e piemontese per le sopracitate difficoltà nelle catene di approvvigionamento. Il perdurare di tali criticità fino alla disponibilità sul mercato dei componenti di nuova generazione porrebbe tali aziende in una insostenibile condizione di apnea per un periodo di tempo d'uscita fra i 5 e i 10 anni, senza poter beneficiare delle misure per il CHIPS Act. Ora, il quarto punto è quello relativo alla... Io mi perdoni, ma deve chiudere. Per equità nei confronti degli altri interventi, poi ovviamente non so se avete già depositato, potete chiaramente depositare tutta la documentazione. Le lascio la frase conclusiva. Ma la frase conclusiva, grazie. A favore della formazione e a favore della partecipazione a eventi di tipo internazionale. Potrò far avere alla Commissione il testo completo di questo intervento, che è molto più esaustivo e documentato. La ringraziamo, ovviamente abbiamo dato questi 10 minuti sostanzialmente a tutti gli intervenuti. Chiedo se ci sono dei colleghi collegati che intendano fare domande, ma vedo che non abbiamo interventi e domande da porvi. Ovviamente terremo agli atti tutta la vostra relazione. Grazie per essere intervenuti. Procediamo. Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione in videoconferenza dei rappresentanti di CDP Venture Capital, SGR, Fondo Nazionale Innovazione, nell'ambito dello svolgimento di indagine conoscitiva sul Made in Italy, valorizzazione e sviluppo di imprese italiane sui diversi ambiti produttivi. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola ad Alessandro Scortecci, amministratore sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti, Venture Capital, Società di Gestione del Risparmio, Fondo Nazionale Innovazione, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti circa, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione o in corso di trasmissione. Grazie. Buon pomeriggio e grazie per averci convocati in questa audizione, spero che mi possiate sentire. Racconto brevemente l'attività di... paesi europei come Francia e Germania, ma
anche in Inghilterra. Dottor Scortecci, scusi se la interrompo, scusi se la interrompo, ma non abbiamo sentito nulla perché era scollegato in qualche modo, quindi deve aver pazienza, ma purtroppo... Spero che mi sentiate adesso. Sì, adesso la sentiamo. Ok, riparto. Allora, dicevo, noi siamo un SGR, ovvero una società di gestione del risparmio, CDP Venture Capital, che è stata lanciata a gennaio 2020 su stimolo di Cassa Depositi e Prestiti e dell'allora governo per sviluppare il mercato del venture capital italiano, che storicamente riscontrava un ritardo abbastanza strutturale rispetto a quello di altri paesi come appunto la Francia, la Germania, piuttosto che l'Inghilterra e così via. Siamo quindi partecipati al 70% nel capitale da Cassa Depositi e Prestiti e al 30% da Invitalia. La nostra attività in questi 3 anni di vita sostanzialmente si è focalizzata nella creazione di un portafoglio di fondi attraverso il quale operiamo, che sostanzialmente, avendo individuato in sede di piano industriale dei gap, quali erano diciamo quelli del mercato italiano, abbiamo appunto creato una serie di fondi che vanno a chiudere questi gap, sostanzialmente coprendo l'intero ciclo di vita delle startup, dalla fase di ideazione cosiddetta pre-seed fino alla fase late stage, ovvero di maturità, quando le startup appunto vanno a raccogliere capitali importanti, ovviamente operiamo attraverso fondi diretti che quindi investono direttamente in startup, ma anche attraverso fondi indiretti, ovvero che investono in fondi di venture capital che a loro volta investono in startup. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo fatto ad oggi, avendo raggiunto una dimensione di oltre 2 miliardi e 2 di masse gestite, ovvero i capitali che ci sono stati affidati da Cassa Depositi e Prestiti, in parte dal governo e in parte da un numero crescente di investitori privati, abbiamo organizzato appunto la nostra attività lungo 4 direttrici. La prima, quella ovviamente di creazione della cosiddetta infrastruttura finanziaria del venture capital, ovvero l'attività di investimento in fondi di venture capital. Questo perché è importante? Perché in Italia ad oggi ci sono circa 30-40 gestori di fondi di venture capital, ovvero un fondo ogni 300 startup. In Francia questo rapporto è un fondo ogni 150 startup, e i nostri fondi italiani hanno dimensioni medie che sono circa la metà rispetto a quelle dei fondi francesi. Quindi c'è bisogno di aumentare il numero di gestori, quindi di fondi attivi nel nostro territorio, e anche farli crescere, quindi dargli dotazioni ulteriori. Quindi questo è quello che abbiamo fatto attraverso la nostra piattaforma di fondo di fondi, che ad oggi, avendo masse gestite di circa 465 milioni, ha più o meno investito già o deliberato investimenti per circa 400 di questi. La seconda linea di azione è stata quella di sviluppo dell'infrastruttura a sostegno delle fasi pre-seed e seed, ovvero delle fasi iniziali, che sono quelle del trasferimento tecnologico e quelle dell'accelerazione. Qua abbiamo 2 fondi dedicati, il primo appunto al trasferimento tecnologico e il secondo all'accelerazione. Con questi fondi, con il primo abbiamo creato dei poli che sono sostanzialmente degli accordi con i migliori centri di ricerca e le migliori università in determinati ambiti che sono strategici per il paese, quali la robotica, l'intelligenza artificiale, lo spazio, le scienze della vita, la tecnologia applicata alla sostenibilità e l'agritech. Questi poli ci permettono sostanzialmente di andare ad investire nei migliori progetti di ricerca. Quindi quando per esempio il ricercatore del Sant'Anna di Pisa che ha una progettualità sulla robotica viene selezionato dal nostro polo, sostanzialmente riceve un finanziamento iniziale che gli permette di validare
questa ricerca e fare il cosiddetto POC, Proof of Concept. Ovviamente noi facciamo questo finanziamento in cambio di equity della futura startup che verrà creata, che poi supportiamo nelle fasi diciamo di prototipazione industriale e incubazione di business e continuiamo ad investire o direttamente attraverso il nostro fondo Tech Transfer o anche attraverso il supporto di altri fondi gestiti da terzi verticali su questi cinque ambiti che vi ho elencato prima, che noi a nostra volta abbiamo finanziato. Ad oggi questo ci ha permesso appunto di lanciare cinque poli, di valutare oltre 400 progetti di ricerca e di finanziare circa 20 di questi, quindi innescando un meccanismo virtuoso che sostanzialmente ci permette di attivare quel trasferimento dalla ricerca all'impresa. Secondo ambito, diciamo, di costruzione appunto dell'infrastruttura nelle fasi pre-seed e seed è quello dell'accelerazione. Con il nostro fondo acceleratori, che ha una dotazione di oltre 200 milioni, abbiamo sostanzialmente lanciato 18 programmi di accelerazione, che sono dei programmi verticali, anche qua, dedicati a specifici ambiti, per esempio FinTech che abbiamo fatto a Milano, piuttosto che MotorTech Automotive che abbiamo fatto a Modena, Zero che è quello che abbiamo fatto sulla transizione ecologica a Roma. Tutti questi programmi sono gestiti da dei professionisti, dei soggetti terzi che noi selezioniamo, molto spesso sono dei gestori internazionali che vengono ad operare nel nostro paese e altrettanto spesso lo fanno assieme a dei gestori italiani che quindi assorbono le best practices internazionali. Ovviamente questi gestori portano poi e collaborano con le grosse aziende diciamo del nostro tessuto economico e industriale, per cui appunto questi programmi sono localizzati nei territori laddove ci sono le competenze. Prima parlavo di MotorTech a Modena, ovviamente questo è un programma che collabora con le Lamborghini, Ferrari, piuttosto che Magneti Marelli ed altre aziende del distretto, e così fanno, diciamo, tutti gli altri. Sostanzialmente questo ci permette di avere accesso a competenze e capacità di tutti i vari distretti industriali e metterle al servizio delle start-up che vengono selezionate per partecipare a questi programmi, che quindi oltre al finanziamento e quindi l'investimento che noi diamo alle start-up selezionate per partecipare al programma, ovviamente beneficiano del poter stabilire dei contatti e collaborazioni operative con queste aziende che gli permettono quindi alle start-up di farle lavorare, crescere e sviluppare il loro conto economico. L'ultima direttrice che abbiamo perseguito è quella ovviamente degli investimenti diretti. Qua andiamo a investire direttamente in startup, lo facciamo attraverso una serie di fondi che, come dicevo prima, coprono un po' tutto lo spettro di vita delle startup. Ad oggi questo ci ha permesso di investire in oltre 300 startup in settori, anche qua, ambiti strategici per il paese come lo spazio, le scienze della vita, la transizione ecologica e così via. Ovviamente tutto questo lo facciamo a mercato, noi siamo un operatore di mercato e quindi siamo altamente selettivi rispetto alle startup nelle quali investiamo. A fronte di 100 startup che valutiamo, ne investiamo una e mezzo, quindi un tasso di come dire, investimento dell'1,5%. Complessivamente la nostra operatività lungo queste quattro direttrici ci ha permesso ad oggi di deliberare investimenti per oltre 1 miliardo e quindi avere sostanzialmente un impatto importante sull'ecosistema, che si vede anche nell'attrazione di capitali. Ogni euro che noi investiamo in una startup attrae 3,6 euro dal mercato in termini di investimenti. Ogni euro che investiamo in un fondo di venture capital attrae sempre sotto forma di investimenti 2,7 euro. E diciamo, in ultimis ha portato anche a un o ha contribuito direi a uno sviluppo del mercato
del venture capital che dal 2020, quando era a circa 500-600 milioni di investito complessivo, è arrivato a circa 2 miliardi e 2 al 2022. Mi fermerei qua, credo che il tempo sia scaduto. Grazie dottor Scortecci, chiedo se vi siano interventi tra chi è collegato. Direi di no, la ringraziamo quindi per l'esauriente illustrazione e la saluto cordialmente. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Allora, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione dei rappresentanti del Ministero del Turismo nell'ambito dello svolgimento di indagine conoscitiva sul Made in Italy, valorizzazione e sviluppo delle imprese italiane sui diversi ambiti produttivi. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante resocontazione stenografica e trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola al dottor Alessandro Verrico, capo ufficio legislativo del Ministero del Turismo, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti circa, pregando altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione o in corso di trasmissione. Grazie, prego dottor Verrico. Grazie Presidente. Allora, diciamo una premessa riguardo all'importanza del turismo come diciamo, per la crescita socio-economica del Paese. È ormai certo che appunto l'aumento del flusso turistico determina degli effetti importanti in tutti i settori economici, tali da amplificare l'impatto degli investimenti in termini di PIL e di occupazione. È altrettanto noto come l'Italia sia uno dei paesi più visitati al mondo, e questo sia per numero di arrivi che per numero di presenze. Nell'anno 2019 è stato raggiunto diciamo, il massimo risultato, parliamo di 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. Il trend è stato in aumento nel triennio dal 2016 al 2019 e poi si è interrotto ovviamente con la crisi pandemica. È ricominciato però ad incrementare il trend nel 2021 per poi raggiungere degli ottimi risultati nel 2022. Questa tendenza in aumento porta a delle previsioni per il 2023 che dovrebbero raggiungere, portare diciamo, a un sorpasso rispetto ai risultati del 2019. L'importanza del turismo per l'intera economia e quindi per il Made in Italy in generale deriva dal fatto che il turismo è una politica trasversale alle altre politiche del governo. Un incentivo al turismo, un incremento del turismo determina ovviamente dei risultati positivi anche negli altri settori, basti pensare al settore manifatturiero con la moda, il design, prodotti alimentari, enologici e agricoli, così come anche le manifestazioni sportive, grandi eventi, le manifestazioni fieristiche, gli eventi congressuali. Ogni evento di questi citati determina comunque sia un maggior afflusso dall'estero e quindi determina degli importanti risultati in tutto l'indotto. Uno degli obiettivi del Ministero del Turismo attualmente è quello di portare a una promozione del marchio Italia nel suo complesso come marchio unitario e identificativo dell'intera nazione. Il marchio Italia, ricordiamo che rappresenta il terzo marchio al mondo, quindi al pari di un marchio ovunque noto come quello della Coca-Cola, il marchio Italia ha un'importanza uguale. Di conseguenza è necessario che l'Italia venga pubblicizzata e promossa all'estero
in maniera unitaria, senza frammentazioni, quindi tra le varie regioni. La promozione del marchio Italia avviene attraverso Enit e ovviamente con il coordinamento delle regioni, che da questo punto di vista sono fondamentali per valorizzare le realtà territoriali, in quanto maggiormente a conoscenza della situazione territoriale. Un esempio in questo senso è sicuramente la campagna di promozione di This is Ischia, che il Ministero del Turismo ha realizzato attraverso Enit, lanciata il 29 dicembre 2022, che consiste in una narrazione fotografica realizzata mediante gli scatti giovani ischitani, e si focalizza sulla grande bellezza rimasta intatta anche a seguito degli eventi calamitosi del novembre. Questo per evitare che una crisi climatica o comunque calamitosa possa determinare anche una crisi sul settore turistico, che rappresenta la principale economia dell'isola. La campagna promozionale di This is Ischia poi ha avuto un seguito anche nel febbraio 2023 in occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, con promozione anche nella metro di Milano e nelle due grandi piazze italiane, una di Roma, una di Milano, così come anche sui treni Frecciarossa, dove vengono trasmessi i video, la carrellata di foto negli schermi video. La finalità, ripeto, è sempre quella di dare una promozione univoca della penisola che coinvolga tutti gli appassionati dell'isola e dell'Italia. A margine della BIT si è svolto peraltro una tavola rotonda di confronto con i ministri e rappresentanti di stati del continente africano, di alcuni stati insulari dei Caraibi e dell'Oceano Indiano sui temi della sostenibilità e anche al fine di promuovere la candidatura di Roma per ospitare l'Expo del 2030. La strategia di promozione integrata che è stata attuata in queste occasioni è sostanzialmente incentrata sul valorizzare l'essere e il saper fare degli italiani in questo modo, in modo da valorizzare poi le eccellenze del Made in Italy nelle sue varie dimensioni. La promozione unica dell'Italia all'estero ha avuto poi un'ulteriore dimostrazione proprio ieri, 7 marzo 2023, quando è stata lanciata la campagna promozionale This is Italy in occasione della ITB di Berlino. Le politiche del turismo comunque trovano poi attuazione nel piano strategico del turismo per il quinquennio 2023-2027, un piano strategico che è stato approvato in sede di conferenza permanente Stato-Regioni lo scorso 2 marzo 2023 e che verrà presentato presto dinanzi alle commissioni competenti della Camera dei Deputati e del Senato. Il piano strategico del turismo si fonda su cinque pilastri strategici. In primo luogo la governance, consiste sostanzialmente in un processo di gestione e monitoraggio delle politiche condiviso tra Stato e Regioni. Come detto, è fondamentale un coordinamento dello Stato, ma è altrettanto fondamentale una partecipazione o un contributo da parte delle Regioni. Il secondo pilastro riguarda l'innovazione e qui il focus sulla digitalizzazione dei servizi, su cui, se consentito, farò un passaggio successivamente. Un terzo pilastro riguarda la qualità e l'inclusione, quindi che si sviluppa sotto vari aspetti, lo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità, come detto la promozione del brand Italia, una revisione degli standard di qualità e inclusione delle strutture ricettive. Al riguardo è in preparazione un decreto ministeriale, così come la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico. Quarto pilastro del piano strategico, la formazione e le carriere professionali turistiche. L'obiettivo è quello di realizzare un accrescimento
della qualità dei professionisti del turismo, e qui è importante la riforma delle guide turistiche, che è in via sta per essere presentata, così come la formazione di una scuola di eccellenza per rendere appunto più elevata la formazione dei vari attori del settore turistico, e così anche i percorsi di formazione e aggiornamento. Quinto ed ultimo pilastro del piano strategico, la sostenibilità, al fine di valorizzare percorsi di visita turistici maggiormente sostenibili o anche più esclusivi. I modi in cui realizzare il piano strategico sono sostanzialmente tre: da una parte, come detto, il ruolo delle regioni, che deve diventare questo della collaborazione con le regioni, che ha avuto un primo banco di prova importante per il superare il periodo pandemico, deve diventare appunto un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio. E poi il secondo modo per attualizzare è quello della digitalizzazione, un terzo pilastro, quello, il ruolo della comunicazione, tant'è che il piano strategico non è un piano chiuso, ma è aperto, e appunto in occasione dell'implementazione del piano sarà possibile rimettere mano ad esso e in qualche modo attualizzarlo. Le politiche del turismo ovviamente si fondano su dei supporti finanziari che trovano soprattutto nelle misure del PNRR il riferimento principale. Parliamo di 2,4 milioni di euro stanziati per il turismo, finalizzati ad accrescere la competitività delle imprese, migliorare le strutture ricettive e servizi collegati, sostegno al credito e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese, la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi. Proprio con riferimento alla digitalizzazione, un discorso a sé va fatto per il Tourism Digital Hub, che è uno degli obiettivi del PNRR, e è funzionale a una promozione digitale unitaria e coordinata del paese, sempre da intendersi come volano per il Made in Italy. Il Tourism Digital Hub viene realizzato mediante una piattaforma multicanale che trova lo strumento come strumento principale quello del portale italia.it, la cui titolarità recentemente è passata completamente in capo al Ministero del Turismo. Si tratta di una piattaforma che viene implementata dagli stessi attori del turismo, non solo partner pubblici ma anche partner privati. Gli stessi stakeholder potranno accedere al portale e introdurre contenuti. Questo al fine di dare una massima informazione, sempre appunto unitaria, per il turista che intende pianificare appunto un viaggio in Italia. Rappresenta questo uno strumento che è un sostegno non solo appunto al turista, ma anche allo sviluppo delle eccellenze italiane, le eccellenze del Made in Italy, e consente una significativa riduzione anche dei costi sostenuti dalle imprese per la promozione digitale dell'offerta. L'impegno del Ministero del Turismo sulla promozione del Made in Italy trova una testimonianza anche nella partecipazione al CIMIM, Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel Mondo, istituito col Decreto Legge 173/2022, che è finalizzato col compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione. E ulteriori testimonianze poi le abbiamo appunto nella partecipazione e nella valorizzazione delle competizioni sportive, dei grandi eventi. E una menzione particolare va data poi al turismo legato a fiere e congressi. Il mercato dei congressi in effetti rappresenta un settore chiave di sviluppo per il comparto turistico nazionale, e per questo motivo il piano strategico del turismo individua appunto appunto quello dei congressi come alla finalità di portarlo ad essere in una maniera sistemica e strutturata nell'industria del turismo. In effetti il turismo dei congressi è importante anche per le piccole e medie imprese, che hanno la possibilità hanno una vetrina verso,
verso l'esterno, verso l'internazionalità. Grazie. Grazie. Chiedo se tra quelli collegati ci sia qualcuno che vuole fare un intervento. No, quindi ringrazio il... L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione dei rappresentanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy nell'ambito dello svolgimento di indagine conoscitiva sul Made in Italy, valorizzazione e sviluppo delle imprese italiane sui diversi ambiti produttivi. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Do la parola al dottor Giulio Veltri, capo ufficio legislativo del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di circa 10 minuti, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione in corso di trasmissione. Prego, dottor Veltri. Grazie, Presidente. Ci ho tenuto ad essere qui quest'oggi per esprimere il mio apprezzamento per quello che state facendo. È un lavoro che stiamo seguendo con grande interesse, è un ottimo esempio di cooperazione fra Parlamento e Governo, e ne faremo tesoro per comprendere meglio e decidere meglio insieme a voi. Il compito del Governo non è facile, bisogna elaborare un disegno di legge organico sulla valorizzazione e la tutela del Made in Italy. Tendo a sottolineare organico perché il carattere distintivo dell'opera che ci approntiamo e ci apprestiamo a fare. Siamo cioè chiamati a svolgere un lavoro che implichi un esame complessivo, il vaglio di una serie di misure che affrontino organicamente il tema nelle sue dimensioni istituzionali, culturali, produttive, alimentari. Nonostante quello che ho detto, però è parimenti importante sottolineare che occorre delimitare il campo, occorre delimitarlo bene e occorre capire cosa sta dentro e cosa sta fuori, almeno a nostro avviso. E quindi devo ricordare che in questi giorni è all'esame del Senato il disegno di legge di revisione del codice della proprietà industriale, è un disegno di legge che si propone di rafforzare la competitività del sistema paese, la protezione della proprietà industriale, che si snoda attraverso un rafforzamento dei diritti di proprietà industriale, attraverso un percorso di agevolazione del trasferimento delle conoscenze dalla ricerca all'industria, il rafforzamento e la promozione dei servizi innovativi. E al contempo è appena arrivato al Senato il disegno di legge delega sugli incentivi. A nostro avviso si tratta di una riforma epocale che affronterà in radice e nel suo complesso le tematiche dell'incentivazione intesa come fondamentale strumento di politica industriale, sicché si vaglieranno misura per misura, se ne valuterà l'impatto per capire quanto queste misure hanno prodotto in termini di investimento, in termini di accrescimento dell'occupazione, del crescimento dell'economia del paese, per capire quali misure meritano di restare e quali invece meritano di essere accorpate o di essere eliminate. Quindi un'opera che avrà una fase di ricognizione e una fase di selezione e soprattutto si confida, godrà di un coordinamento con le regioni, con la finanza regionale che sapete in questo ambito è una finanza derivata da quella europea ed è consistente economicamente, sicché coordinarla con la finanza statale in maniera da raggiungere in maniera coordinata l'obiettivo sarà senz'altro incisivo, determinante per il successo dell'iniziativa. Quindi da una parte proprietà industriale componente essenziale della valorizzazione e della tutela del Made in Italy, dall'altra parte incentivazione mirata e quindi strumento di sostegno per l'industria
italiana per artigianato italiano, sicché diciamo, noi abbiamo già eretto due pilastri fondamentali che affrontano la dimensione generale del Made in Italy. Quindi il campo che vorremmo in qualche modo coltivare con il nostro disegno di legge organica non dovrebbe interessare questi aspetti, ma concentrarsi più specificatamente su temi quali l'internazionalizzazione, la formazione scolastica finalizzata al rapido ingresso nelle strutture produttive, la preservazione del patrimonio di conoscenze e abilità che caratterizzano alcune produzioni, la corretta informazione ai consumatori, le specificità di alcuni settori cui è storicamente legata l'immagine d'eccellenza, no? Il brand italiano, anche al fine di rimuovere ostacoli di ordine burocratico e valorizzare alcune filiere che potrebbero, come dire, trovare sostegno specifico dal punto di vista non tanto del, come dire, dell'investimento, ma dell'ecosistema nel fondo per il Made in Italy, che voi sapete essere dotato di 100 milioni di euro e che è stato previsto dalla legge di bilancio proprio per dare sostanza e incisività a questo disegno di legge che portiamo avanti. Abbiamo già avviato le prime interlocuzioni con il MAECI, con il MASAF, con Cultura e Turismo, sulla base di un sommario, un indice ancora appena abbozzato di temi rilevanti. Lo stiamo facendo seguendo le vostre audizioni. L'obiettivo è quello di creare una visione di sistema che traga linfa dalla esperienza delle amministrazioni centrali anche e delle regioni. Penso a tutte quante le attività fatta dalle regioni sulla internazionalizzazione delle imprese e traendo spunto anche dalle questioni che sono emerse durante queste audizioni. L'obiettivo è quello di giungere intorno a metà aprile ad un disegno di legge che trovi anche per il tramite della conferenza unificata una condivisione con la regione e gli enti locali. Ma veniamo ai temi di sostanza e direi di partire per importanza da quello dell'internazionalizzazione. Dal punto di vista istituzionale, un primo passo importante l'abbiamo già fatto, in verità, introducendo il Made in Italy nella stessa denominazione, nella ragione sociale, potremmo dire, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appunto. Qui si è accompagnata, in forza della previsione del DL Ministeri, l'istituzione di un comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo, il cosiddetto CIMIM, questo è l'acronimo, no? Con il compito di organizzare, condividere, elaborare strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese. Il CIMIM è un organo composto dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy che lo copresiedono e dai Ministri dell'Economia, dell'Economia e Finanza, dell'Agricoltura, delle Foreste, dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e del Turismo. E le funzioni sono funzioni di strategia, sono funzioni di coordinamento e sono tutte quante dirette a favorire la internazionalizzazione delle imprese, il sostegno delle imprese che rimangano colpite da dazi nell'export verso altri paesi, per favorire il trasferimento dello sviluppo tecnologico, per superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione di priorità che sono indicate in sede europea. Il CIMIM si affianca alla cabina di regia che era già esistente, secondo, come dire, un disegno che va dal generale al particolare. Il CIMIM dovrebbe, nella nostra idea, elaborare le strategie, la cabina di regia dovrebbe in qualche modo farle proprie e declinarle in contenuti più concreti. E, diciamo, in questo ambito quello che c'è da fare, secondo me, è mettere a sistema gli operatori istituzionali che già esistono, e penso a ICE, penso alle Camere di Commercio italiane e all'estero, e oltre ovviamente alle amministrazioni centrali e alle regioni, in modo da ottenere sinergia nelle azioni verso l'obiettivo primario della crescita e della valorizzazione del Made in Italy sia sui mercati nazionali che internazionali. In ordine alla valorizzazione del brand Italia, questo è, diciamo, il tema che più affascina, più è suggestivo nell'approccio al Made in Italy, bisogna dare atto che l'approccio normativo sin qui mantenuto è costellato da una serie di fallimenti, da una serie di tentativi quantomeno vani, no? Inidonei, perché sono una serie di tentativi che in qualche modo hanno cercato di forzare il concetto di origine non preferenziale delle merci, no? Contenuto nel codice doganale, per sfruttare
per sfruttarlo a fini commerciali, o ancora hanno cercato di forzare il contenuto delle etichette cercando di introdurvi il concetto di origine in modo da, come dire, da diffondere in modo da rendere evidente e tutelabile l'italianità del prodotto. Ma la Commissione UE e la Corte di Giustizia si sono, diciamo, sempre opposti a questi tentativi, perché è evidente che dal loro punto di vista costituiscono un attacco al mercato interno, il mercato interno che è stato costruito proprio per superare la diffidenza dei consumatori dei vari paesi verso ciò che viene da fuori, ciò che viene dall'estero e che si conosce poco. Tuttavia è parimenti innegabile che ormai a distanza di 40 anni dalle sentenze storiche della Corte di Giustizia sui casi dei souvenir della bigiotteria irlandese, il tema dell'origine continua ad essere un tema, come dire, sentito, drammaticamente sentito, che interessa l'informazione ai consumatori e conserva la sua attualità. Perché oggi, bisogna dircelo chiaramente, la scelta di un prodotto non è soltanto la scelta di un qualcosa di materiale, ma ingloba in sé anche elementi, come dire, virtuali, valoriali, tra i quali indubbiamente assume rilievo la localizzazione, no, del luogo di produzione. La scelta del prodotto, diciamo, è il modo del consumatore di esprimere la propria scelta etica, le proprie scelte valoriali, di contribuire al progresso di un paese, ad un indirizzo, diciamo, socio-economico dello stesso, sicché il problema non può essere sicuramente sminuito, deve essere affrontato. Le soluzioni normative però non sono affatto facili. Ovviamente il settore agroalimentare è stato già interessato da normative che hanno in gran parte risolto questa tematica, mi riferisco all'IGP, al DOP, che hanno, diciamo, legato le produzioni alla localizzazione geografica delle stesse ed hanno previsto che l'etichetta potesse in qualche modo dar conto dell'origine, anzi in alternativa anche del luogo di provenienza. Quindi, diciamo, l'obiettivo di informare il consumatore correttamente in quell'ambito, nell'ambito agroalimentare, è stato raggiunto, e piuttosto in quell'ambito rimane a nostro avviso un problema del come si debba informare il consumatore, perché ciò che ci preoccupa è ad esempio l'approccio dei francesi in vista di quella che sarà la regolamentazione europea, no, della nuova etichetta, come dire, che si occuperà dei profili di salute, dei profili, diciamo, di qualità degli alimenti. Voi sapete che la Francia ha proposto un sistema che si chiama Nutri-Score, che dovrebbe essere fra gli standard che la Commissione potrebbe esaminare al fine di renderle applicabili in tutti quanti i paesi, uno standard che però penalizza fortemente i prodotti di eccellenza provenienti dall'Italia. Sicché il MIMIT ha elaborato insieme al MAECI, insieme al MASAF, un diverso standard che è il Nutri-Inform, che è basato non su una logica semaforica, verde, rosso, va bene, non va bene, e vi ricordo che sul parmigiano attualmente c'è il rosso, applicando il semaforo francese. Ebbene, il Nutri-Inform invece è un sistema che rende esplicito, chiaro, è chiaro qual è il contenuto calorico del prodotto, quali sono i contenuti organici, organolettici del prodotto e qual è la dose consigliata. L'idea del MIMIT è che bisogna spuntare su questo prodotto, renderlo conoscibile, applicabile in altri stati, anche eventualmente finanziandone la diffusione, in modo che la Commissione UE abbia sotto gli occhi anche questo standard e la sua qualità. Vi dicevo, rimane il problema di come tutelare invece l'italianità dei prodotti industriali e artigianali, dove pure si pone un problema di indicazione geografica. Su questo versante ferma la strada dello schema di certificazione volontaria, che però non gode di un sistema di protezione. Un aiuto potrebbe derivare dalla proposta di regolamento sull'IGP industriale e artigianale, che è in fase di discussione in Europa. In sostanza, questa proposta tende a trasferire il sistema dell'IGP a mutuare il sistema dell'IGP invalso nella
prodotti agroalimentari anche a quelli industriali artigianali che però abbiano un legame stretto col territorio. Mi riferisco al vetro di Murano, al marmo di Carrara, cioè tutti quei prodotti che sono legati ad una loro provenienza geografica che ne segna anche la reputazione. Ebbene, la Commissione questa sta valutando questa possibilità, ovviamente che noi raccogliamo con grande favor, sicché potremmo anche pensare di cominciare a fare una prima ricognizione di quali sono le realtà italiane, no? che ben si confanno questo schema, e cominciare a approntare le prime misure regolatorie e quantomeno a dare una tutela anche, come dire, effettiva con titoli che sono molto simili a quelli della proprietà industriale, quando la produzione sia veramente collegata ad una provenienza geografica. Mi avvio alla chiusura. Un ulteriore aiuto per risolvere il problema della provenienza e del collegamento della qualità al luogo di produzione è certamente la blockchain, la tecnologia della quale tutti quanti parlano e che si presterebbe in maniera elettiva a tracciare le fasi del prodotto, ivi comprese quelle geografiche, ha un enorme potenziale, sembrerebbe avere un enorme potenziale, è in fase di sperimentazione. Ciò che è certo è che non ha ancora raggiunto la massa critica tale da poter essere generalizzata nella sua applicazione. Noi vogliamo investirci su questa tecnologia per far sì che il Made in Italy sia in prima fila nell'utilizzo del blockchain e possa essere il rimandello che porta la blockchain nell'industria italiana. Ultimo tema, e poi mi taccio, la formazione. Estremamente importante per noi la formazione, quindi un posto in questo disegno di legge dovrà certamente averlo, perché il Made in Italy non può che passare attraverso la creazione di una nuova classe di giovani che abbiano una forte cultura imprenditoriale, ma anche una forte qualificazione già al momento del diploma, sì che possano entrare rapidamente nelle file del Made in Italy che conta. E ovviamente pensiamo a licei che possono avere sedi presso i distretti italiani più importanti, che possano essere coordinati dal MIMIT e possano essere in un certo senso adottati dagli imprenditori che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy, in maniera che il trasferimento dalla scuola alla struttura produttiva sia veloce, immediato ed effettivo, perché c'è un grande fabbisogno che non viene soddisfatto. Questo è il tema dei temi, qui mi fermo. Grazie dottor Veltri, chiedo se tra chi è collegato voglia intervenire. Non vedo mani alzate, quindi la ringrazio perché è stata veramente una audizione molto utile, esaustiva, che sicuramente potrà essere utile a tutti i commissari per il documento finale. Grazie ancora.